Ciao e bentornati sul canale di addestramento del cavallo sportivo. Come promesso, vi porto con me nella scelta del nuovo cavallo. Sì, avete sentito bene? Il nuovo cavallo, perché c'è un nuovo progetto che è partito nella mia testa, folle, e quindi il progetto non è da meno. L'idea è quella di prendere un cavallo dalle corse, quindi puro sangue inglese, e vediamo fin dove arriviamo nell'addestramento. Non solo, ma confronteremo questo addestramento con quello di un cavallo puro da dressage. Quindi vedremo man mano che si va avanti le differenze, le difficoltà nei due casi, pregi, difetti delle varie razze, diciamo, delle situazioni, insomma tutto quanto. In realtà qui sembra un'idea folle, all'estero è una cosa che si fa abbastanza spesso. Si chiamano, in inglese si chiamano OTTB, cioè Off the Track Thoroughbred, quindi cavalli presi proprio dal track, cioè dalla pista, e vengono riadattati spesso per il completo soprattutto. Quindi devono essere cavalli che hanno certe caratteristiche, ovviamente, perché se vogliamo riadattarli allo sport non va bene qualsiasi cavallo, cioè no, puro sangue non è necessariamente puro sangue, come in tutte le razze ci sono soggetti più o meno idonei poi per quello che si deve fare. Quindi ci sono alcune cose da considerare e quelle ve le voglio elencare proprio in questo video, perché mi avete chiesto in base a cosa scelgo questo cavallo. Allora, la mia ricerca è partita a tutto gas, ho chiamato il mondo, allenatori, fantini, commercianti, chiunque, persone private che hanno messo annunci vari in giro. Quindi sto veramente valutando tante cose e studiando di pari passo anche quello che serve di più a me. Allora, la mia idea è di fare un addestramento completo, questo lo farei con qualsiasi cavallo, cioè che io abbia un cavallo da salto o un cavallo da dressage da portare avanti, la base a mio avviso deve sempre essere a 360 gradi. Quindi si andrà a lavorare molto ovviamente in piano, si andrà a lavorare anche da terra, alla longia, ma anche liberi proprio per creare un rapporto vero e proprio, e poi ci sarà tutto quanto il discorso barriere, cavalletti, saltini fuori in campagna, vediamo quello che poi il posto anche permette, perché dipende da dove lo porto, dove lo porterò, perché so già dove lo porterò, non c'è questa gran possibilità di uscire, ma magari si prende il cavallo, si porta in giro per fargli conoscere anche cose diverse, fondamentale. Tra l'altro questo calza a pennello con la guida gratuita all'acquisto che ho scritto di recente per il nuovo progetto insieme al nuovo sito ilmercatoequestre.it. Se non siete ancora andate a vedere, vi lascio anche il link qui sotto per arrivare proprio sulla home page del sito. Questo è un progetto grande, quello di questo mercatoequestre.it, perché deve diventare il sito di compravendita di cavalli, ma anche tutta quanta l'attrezzatura o trasporti, cose varie inerenti al mondo equestre. Quindi sulla pagina frontale, proprio sulla home page, trovate in giallo, non potete sbagliare, da scaricare il PDF gratuito guida all'acquisto, e lì parlo proprio del come scegliere un cavallo per se stessi. Adesso io so già cosa voglio, quindi ci sono tante cose che non devo più, diciamo, considerare, perché ho già bene in mente la tipologia di cavallo e quello che poi voglio fare, e ho anche abbastanza chiare, diciamo, le mie capacità, quindi dove andare a parare. Ho molti vantaggi rispetto magari a una persona che sceglie un cavallo per la prima volta, però andatevela a vedere perché è, penso, interessante, le dà molti spunti su cui riflettere anche. E non solo, ma sul mercatoequestre.it c'è anche il nuovo blog firmato sempre ACS, quindi è una stretta collaborazione, e il blog del mercato equestre sarà un pochino diverso, diciamo, dal mio. Il mio è molto incentrato sul lavoro col cavallo, sull'addestramento di cavallo e cavaliere, molto tecnico, no? Invece sul mercatoequestre.it vogliamo aiutare le persone che appunto sono alla ricerca di cavalli o comunque vogliono vendere cavalli, quindi anche l'altra parte. E quindi i post saranno, diciamo, un po' inerenti al discorso compravendita, e poi andranno anche un po' oltre, andremo a conoscere in dettaglio alcune razze, particolarità, alimentazione, salute anche del cavallo, quindi tutte cose però che sono importanti da sapere quando si prende in considerazione di prendere un cavallo. Detto questo, veniamo a noi. Sono già andata a vedere il primo soggetto, come forse avete visto sulle storie di Instagram. ACS-blog equestre, potete seguirmi lì,
giorno per giorno cercherò di tenervi più aggiornati possibili sulla situazione, perché è in continua evoluzione. Io sento tutti i giorni persone che hanno cavalli a disposizione e poi questi vengono già venduti, quindi alcuni li ho già dovuti scartare per forza perché sono scomparsi ancora prima di poterli andare a vedere. Il primo soggetto che sono andata a vedere e che ahimè ho dovuto scartare, per adesso, cioè sì, penso proprio di non poterlo prendere in considerazione, perché mi era stato detto che aveva 3 anni. Allora, 3 anni è già piccolo, io lo cerco sì 3, 4, 5, in quel range. 3 è molto piccolo, cioè 3 diciamo si insegna un po' all'ABC, ma poi il cavallo è ancora molto in sviluppo e quindi a 3 anni bisogna andare piano a mio avviso, poi casomai anche metterli ancora al prato e verso i 4 poi iniziare con lavoro un po' più intenso. Poi il cavallo da corsa devo considerare almeno 6 mesi, a mio avviso, non di meno, per il periodo di transizione, quindi per farlo diventare da cavallo da corsa a cavallo da sella. Perché non è che gli metto su una sella, parto e inizio il lavoro come se niente fosse. Cioè ci sono tutta una serie di cose da prendere in considerazione. Sono diversi mesi che studio come vivono anche questi cavalli negli ippodromi, come vengono allenati, cosa mangiano, qual è la loro routine giornaliera e qual è la loro esperienza fin da piccoli. Quindi voglio non sconvolgerli troppo l'esistenza nel momento in cui lo porto qui. Adesso alcuni cavalli tra l'altro hanno già fatto uno step intermedio se passano tramite commercianti o maneggi, quindi non è detto che sia ancora in allenamento in pista il cavallo, quindi bisogna vedere anche quello. Ma in ogni caso voglio studiare bene il suo passato per quanto possibile e adattare, cioè lasciargli il tempo per potersi adattare piano piano anche dal punto di vista alimentare e proprio di abitudine e sociale con gli altri cavalli e tutto, star fuori, non stare fuori, cioè che la transizione non sia nulla di traumatico, cioè che di punto in bianco gli sconvolgo l'esistenza. Primo cavallo, come vi ho detto, allora mi era stato detto 3 anni. Vado, dico, beh, un po' piccolo, ma ok, la persona è abbastanza fidata, quindi c'è cioè, una persona che conosci molto bene, una persona che conosco molto bene io, quindi mi sono fidata, non ho neanche chiesto tante informazioni, siccome ero di passaggio verso in zona Milano, ho detto, vado a vederlo, sono lì, vado a vederlo direttamente, senza che mi dici niente. È bellissimo, molto molto bello, andiamo a vederlo. Ok, vado, effettivamente il cavallo è molto bello, bella struttura, adesso vi dico nei dettagli cosa guardo esattamente. Bella struttura, bei movimenti, un'altezza giù, cioè minima, allora anche questo è un fattore importante. Io sono abbastanza grande, quindi sotto il 1,65 m, diciamo che sotto di me sembrano veramente dei pony cavalli. Quindi non vorrei prenderlo troppo piccolo, quello è già uno dei criteri. Quella è più una questione estetica, cioè il centimetro in meno non importa molto, però vedere un binomio bello, in armonia, che sia giusto, non troppo sproporzionato, è bello, ecco. Quindi l'altezza c'era tutta, apparentemente sano, vabbè dopo in caso si approfondiva, ma carattere è un altro aspetto importante. Buono, bravo, nonostante fosse ancora intero, questo tra l'altro poi sarebbe stato da vedere, però con gli altri cavalli era molto tranquillo. Tra l'altro c'era un pony che ci girava attorno, non faceva una piega, e vabbè, non voleva stare fermo, questo tra l'altro è un classico del burosangue, però un po' così, che voleva fare quello che voleva lui, non stare in posa in quel momento per farsi vedere, e vabbè, però un coccolone, cioè dolcissimo, un bel viso, un bell'occhio, cioè simpatico. E molto molto bello, cioè come struttura c'era. 3 anni, ancora piccolino, quindi ancora da considerare anche una crescita ulteriore, perché un conto è guardare un cavallo di 3 anni, un conto è guardare uno di 5. Cioè ovviamente quello di 5 avrà una struttura diversa rispetto a quello da 3, questo è normale. Un 3 anni non me lo aspetto super figo, formato e tutto, anche se è un po' smilzo, un po' così, ci sta. Cioè 3 anni, bisogna considerare che nell'ottica che poi il lavoro cambia comunque tanto le cose. Per i 3 anni andava bene. Ok, vado via, tutta contenta, avevo altre cose da fare, altri appuntamenti. Guardo il documento, dopo un po' avevo fatto la foto del documento, e leggo data di nascita, fine maggio 2019. Allora adesso io non sono brava in matematica, ma 2 anni appena compiuti, non 3. Chiamo e dico, ma siamo sicuri? Cioè non è che era il documento di un altro cavallo, ditemi di sì. No, purtroppo era il suo, e ma va nei 3 anni, insomma, cioè,
appena compiuto 2 anni, non è che va nei 3, ma l'anno prossimo va nei 3. Poi hanno cercato di aggrapparsi dicendo che i purosangue nascono in gennaio e che però li inseriscono dopo e tutte cose così. Allora, cioè, mi dispiace perché il cavallo era molto bello, molto buono e tutto. Tra l'altro a 3 anni sarà ancora più bello. Allora, cioè, se aveva 2 anni, a 3 sarà enorme, sarà bellissimo. Quindi, veramente un peccato, però 2 anni, fatti a maggio, quindi mese scorso, è troppo presto. Cioè, per me, in questo caso, è troppo presto, perché dovrei prenderlo e tenerlo fermo un anno, su un prato, ok? Con altri, cioè, che possa crescere, muoversi. Cioè, prenderlo e metterlo in un box andrebbe a togliere tutta quanta la struttura muscolare, tutto quello che ha. E comunque non farebbe bene a un puledro, cioè dovrebbe stare in movimento più che può. E quindi niente, cioè, ma è bravo, si fa già montare. Sì, ho capito, ma non posso iniziare un lavoro fatto bene a 2 anni, mi dispiace. Cioè, va contro tutto quello che in cui io credo, quindi assolutamente non se ne parla. Quindi, primo andato per questi motivi. Cosa guardo esattamente? Ci sono diversi aspetti. Adesso guarderemo una foto, così riesco a farvi capire meglio, e la commenterò direttamente. Comunque, in linea di massima, dicevo, l'età dai 3 a 5 mi interesserebbe, se poi è un po' di più, non importa. Attenzione, voglio riadattare un cavallo allo sport. Non pensate che se prendete un cavallo a 6-7 anni così sia troppo tardi. Troppo tardi per cosa? Io conosco cavalli che sono stati presi a 6 anni e che erano verdi a 6 anni e sono arrivati a fare il Grand Prix e salto ai massimi livelli. Conosco anche dei puro sangue che negli anni dopo guerra, quando c'erano solo puro sangue come cavalli sportivi, quindi adesso sembra una cosa strana prendere un puro sangue per farci sport, cioè salto stacco di dressage, una volta c'era solo quello e saltavano le case, facevano i Grand Prix, cioè facevano tutto. Chiaramente il livello era diverso dai cavalli di oggi, ma comunque arrivano a fare qualsiasi cosa, magari con un po' più di tempo, con un po' più di pazienza, bisogna saperci un po' fare, ma a mio avviso questi cavalli non hanno limiti, cioè i limiti ce li hanno le persone. Poi ho visto addirittura appunto alcuni di questi presi magari dalle piste o da situazioni a 12 anni, cioè quando uno dice è già quasi con un piede nella fossa, iniziare una carriera sportiva e arrivare ai massimi livelli in salti ostacoli. Quindi veramente, cioè salti di potenza, non robe piccole. Quindi pensare che sia troppo tardi è stupido, cioè non... no. 5-6 anni soprattutto, cioè di cosa stiamo parlando? 6-7, toh. Non è assolutamente tardi. Magari il puledro è un po' più spugna, apprende un po' più in fretta come i bambini, no? Se si imparano le cose prima, si imparano più velocemente, più facilmente, ma questo è l'unico. E anche la struttura muscolare, dai 4 ai 6 anni, c'è più la struttura di base, riesce ad evolversi maggiormente, c'è più... Non lo so, nelle persone c'è più ormone della crescita in quegli anni, non so se nei cavalli è simile, comunque sì, immagino di sì che anche lo sviluppo del metabolismo, gli ormoni e tutto è più favorevole, cioè dei 4 ai 6 anni c'è una crescita, si può osservare una crescita migliore e più veloce e tutto. Quindi da quel punto di vista sono più prestanti e quindi è un peccato, diciamo, perdere quegli anni per l'addestramento di base fatto bene. Ma per il resto, cioè, chiunque può imparare una lingua a qualsiasi età, chiunque può imparare un nuovo sport, una nuova attività, cioè non è che siamo poi basta, non c'è più alcuna possibilità. Quindi ecco, se me ne capita uno da 6, perfetto, non lo escludo. Deve essere in generale sano, chiaramente, per poter fare attività sportiva. Cioè può aver avuto un piccolo infortunio, niente di che, per cui magari l'hanno tolto dalle corse momentaneamente, ma basta che sia una cosa non, diciamo, invalidante a vita, perché altrimenti per lo sport non va bene. Quindi questo ovviamente sì, se sono piccole cose, ridicole, che si sistemano, non è da escludere neanche un cavallo che ha poca roba. Insomma, anche noi ci facciamo male, soprattutto facendo sport, quindi è normale che un atleta possa aver avuto qualche acciacco di, che ne so, contratture varie, cioè piccole cose ci stanno. L'importante è che siano risolvibili. Lì ci vuole un veterinario di fiducia che ti dica veramente, sinceramente, la sua opinione, cioè cosa pensa, ecco. L'altezza, ho già detto, non lo voglio troppo piccolo, l'ideale sarebbe sul 1,70 m. Quello sarebbe perfetto. Settimana prossima vado a vederne altri... No, questa settimana vado a vederne altri 2, venerdì, di preciso, in zona centro Italia.
di preciso sono una femmina di 5 anni, molto bella. Vediamo, per quello che ho visto fino adesso mi sembra perfetta, vediamo. L'altro invece è un castrone di 4 anni, ancora in piena attività, bello alto. Quindi vediamo, lei è un po' più piccolina, però non troppo piccolina, e ha 5 anni, quindi è già mi sa che qualcosina l'hanno già montata normalmente, cioè con la sella, diciamo, inglese, ma non, cioè siamo comunque a livelli zero. Però, boh, vediamo le due situazioni e poi vi farò sapere. Prima di andare a vedere la foto e cosa guardo nella struttura, una delle cose più importanti per me sono il carattere, l'indole, cioè anche l'esperienza con l'uomo che ha avuto il cavallo. Quindi mi preme assolutamente andarli a vedere di persona e vedere come il cavallo si comporta appunto con chi ha attorno. Quindi farmelo portare fuori, magari avvicinarmi, fingere un po' di pulirlo, prepararlo, così vederlo come reagisce alle circostanze, perché si vede subito se un cavallo ha avuto qualche esperienza. Poi è chiaro che tante cose vengono fuori solo dopo, però si può già vedere proprio in generale dal tipo di atteggiamento che ha, se è positivo, se è curioso, oppure se è totalmente distaccato, scontroso o va via addirittura dalla persona. Quindi questo lo guardo sicuramente, e anche l'occhio è fondamentale. L'occhio è lo specchio dell'anima ed è effettivamente così. Cioè un occhio bello grande, espressivo, sincero, si vede. Occhi piccoli, molto distanti tra loro, un po' che non si riesce a capire che tipo di colore abbiano, cioè sono un po' tipo occhi di squalo, mi sembrano a me a volte, un po', non lo so, non si riesce a capire cosa pensa il cavallo dall'occhio. Allora quelli sono un po', attenzione, perché spesso l'occhio dice molto sul carattere, più che l'occhio è proprio lo sguardo, e il bianco nell'occhio, anche lì vabbè, è chiaro, ci sono cavalli che un po' ce l'hanno, e soprattutto quando guardano un po' in giro si vede un po' di bianco, ok, non è da escludere a prescindere, ma attenzione perché questi occhi furbetti la dicono lunga. Poi mi interessa che quando mi viene fatto vedere in movimento, almeno al passo, almeno, sarebbe meglio anche galoppo, trotto e galoppo, almeno in video, se non riesco magari a farvelo vedere perché dipende anche lì dalla situazione, ma il passo bisogna guardarlo, il passo è importante soprattutto per lo sport, ma in generale si capisce già da lì se ha un movimento elastico e da sportivo. Cioè se dà l'idea di essere uno sportivo, è come una persona un po', cioè ci sono persone che camminano come un po' così, cioè li vedi che non fanno sport o che non sono proprio atletici come fisico e come, più che come fisico, proprio come atteggiamento. Il cavallo è uguale, ci sono cavalli dove vedi proprio già dal passo, dal movimento che fluisce attraverso il corpo, dal movimento basculante del collo, da questo posteriore che spinge bene in avanti, cioè già da lì si riesce a capire come il cavallo si muove, poi probabilmente anche al trotto e galoppo. Guardiamo ora la struttura. Allora, se guardiamo questo dipinto di un puro sangue inglese, la struttura è abbastanza, diciamo, simile del cavallo da corsa, dico, a quella di un cavallo sportivo. Infatti chi cerca un buon cavallo da corsa in realtà guarda più o meno le stesse cose, diciamo. Allora, già da qui si può vedere questa bellissima spalla lunga, ben inclinata, che fa pensare a un buon movimento degli anteriori. E la groppa deve essere abbastanza in equilibrio con la spalla, quindi anche quella un po' inclinata e bella angolata, che permette anche lì una buona meccanica del posteriore. La linea superiore deve essere armonica, fluida, il collo deve essere lungo, non troppo lungo, anche la struttura del cavallo stesso deve essere un po' rettangolare, ma non troppo lunga, altrimenti più lunga è, poi più la schiena è debole e più si fa fatica anche a portare sotto con il lavoro il posteriore, diciamo. Anche qui questa spalla è molto bella inclinata, anche il collo è molto bello qui. I colli devono essere attaccati bene in alto, il garrese quindi non troppo che viene in fuori, diciamo. Così è perfetto, un po' di garrese ci deve essere, la posizione dove va la sella deve essere ben visibile, marcata, diciamo, in maniera che la sella possa poi stare in posizione bene. Questo cavallo per esempio ha il collo un pochettino corto e la groppa molto alta, questo però può essere che sia ancora
perché è troppo, perché è molto piccolo, molto giovane. Quindi nella fase di crescita a volte fanno dei balzi dove crescono prima dietro poi davanti. Quindi può essere o meno un fattore. Se il cavallo è un po' più grande, la groppa troppo alta, non va bene. Poi le gambe devono essere asciutte, forti, però anche dare l'idea, diciamo, di leggerezza. L'angolazione, poi gli appiombi chiaramente devono essere buoni, anche questo cavallo ha una struttura bellissima. La testa deve essere come misura, diciamo, in armonia con il corpo. La linea della bocca deve permettere lo spazio all'imboccatura, quindi deve essere abbastanza lunga. La parte sotto al collo, invece, dove finisce la ganascia e inizia il collo, diciamo, deve essere spaziosa, deve essere bella libera. Che altro? La cassa toracica dovrebbe essere non troppo stretta, questo per un discorso di spazio per gli organi interni e anche problematiche eventuali di digestione. Cioè, se la cassa toracica non è tonda e non permette un po' di spazio, lì possono esserci dei problemi di questo tipo. E il piede chiaramente deve essere buono e anche angolato giusto col terreno, quindi. Pastorali, quindi la parte subito sopra, diciamo, allo zoccolo, non devono essere troppo lunghi e troppo deboli, perché più lunghi sono, più si flettono col movimento, quindi sono, se sono esageratamente lunghi diventano troppo deboli, se invece sono troppo corti permettono poco movimento, poca elasticità, quindi una lunghezza giusta. Bisogna farci un po' l'occhio e guardare tanti cavalli diversi per rendersi conto di cosa può essere una buona media, ecco. E poi deve dare l'idea di essere ben montabile, cioè la parte dove sta seduto il cavaliere, anche dove sotto pancia, deve dare l'idea di essere ben montabile. Adesso guardiamo ancora per finire alcuni di questi esempi di cavalli nel periodo, diciamo, anni 50-60, che hanno fatto veramente grandi cose, soprattutto nel salto ostacoli. Queste immagini sono rubate da un video tributo che potete trovare su YouTube, magari vi metto il link qui sotto. Questi sono solo alcuni esempi, qua un salto con una mano, piccolo. E poi c'è infine la mia adorata Monica Teodorescu, che è la presidente del Dressage in Germania di oggi, diciamo l'equivalente di Laura Konz qui per l'Italia, che con il suo Arak puro sangue arrivò in finale della Coppa del Mondo nel 97, arrivando, classificandosi sesta, ed ha preso questo cavallo dalle piste come esperimento. Non avrebbe mai pensato di portarlo a livello Grand Prix e invece ha fatto tanta strada, quindi mai dire mai.